Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video di Tecnologici.net. Oggi parliamo di Huawei P20, forse il meno conosciuto della famiglia P20, perché il P20 Pro, grazie alla tripla fotocamera e il suo essere top di gamma, ma anche il P20 Lite con invece il suo prezzo molto più economico, hanno riscosso più successo. Ho utilizzato però per parecchi giorni questo Huawei P20 e mi rendo conto che forse è lo smartphone più indicato a chi cerca un terminale top di gamma ad un prezzo più contenuto sotto i 500 euro. E andiamo a vedere come si comporta. Rispetto agli altri concorrenti del mercato si comporta molto bene perché comunque è uno smartphone compatto e ha una dotazione hardware molto interessante. Infatti monta il chipset Huawei HiSilicon Kirin 970, che è lo stesso che trovate anche su Huawei Mate 10 Pro e sul P20 Pro. Questo che cosa significa? Che le prestazioni sono assolutamente paragonabili e non avvertite assolutamente la differenza tra i 4 GB di RAM e i 6 GB che invece troviamo sugli altri smartphone. Questo perché durante il nostro utilizzo quotidiano mi è capitato di arrivare solamente a 2,5 GB di RAM occupata e quindi non arrivare mai a saturazione nonostante tantissime app aperte. Molto comoda anche la dotazione di memoria interna perché abbiamo 128 GB di pura libertà. Questo significa che potete installare tantissime applicazioni, potete usufruire anche per il salvataggio delle foto e dei file multimediali e ovviamente potete anche affidarvi al cloud se necessario. In questo devo dire che mi ha molto soddisfatto. Inoltre abbiamo una dotazione audio molto interessante, anche se questo speaker posto sotto nel bordo inferiore non è realmente stereo, vi basterà appoggiare un dito sopra per rendervi conto che effettivamente non state tappando o state tappando l'unico speaker. In generale il volume non è altissimo. Huawei P20 è uno smartphone sicuramente bello, le sue dimensioni consentono un utilizzo anche con una sola mano, specie per me che ho comunque una mano grande. Il design non è ricercatissimo come quello del fratello maggiore per via dell'assenza degli angoli stondati in questa parte, ma devo dire che la back cover specchiata con queste colorazioni è di sicuro impatto visivo anche con gli amici. Purtroppo ci sono una serie di difetti dal punto di vista del design che non possono non essere notati. Possiamo notare come effettivamente ci sia la back cover che sporge moltissimo posteriormente. Questo sta a significare che avrete bisogno di una cover che vi permetterà di non avere il fastidio quando lo appoggiate su un piano. Lo speaker, che qui sembra di tipo stereo, è effettivamente mono e si sente soltanto da un lato. Questo per me è un difetto perché soprattutto è anche un po' ingannevole il fatto che ci siano i due fori da entrambi i lati. Purtroppo Huawei P20 non è protetto contro acqua e polvere e per essere un top di gamma comincia a essere una mancanza. Quindi, se dal punto di vista delle dimensioni sono rimasto soddisfatto, le accortezze del design non mi hanno convinto al 100%. Il display di Huawei P20 misura 5,8 pollici e la principale differenza rispetto al Pro è rappresentata da tecnologia LCD invece che quella AMOLED. Questo starà a significare avere dei neri leggermente meno profondi, ma la luminosità è altissima e devo ammettere che non ne sentirete la mancanza. Tenete conto che quando è appunto posizionata la luminosità massima è anche fastidioso per gli occhi. Ci sono moltissime impostazioni dal punto di vista software, come per esempio il colore per la protezione degli occhi, che potete decidere anche se attivare a seconda degli orari. In generale si può decidere se regolare la temperatura del colore anche in base all'illuminazione dell'ambiente o semplicemente ai nostri gusti. Io ho scelto una luminosità, anzi una tonalità dei colori molto più intensa perché diciamo mi piacciono un po' i colori vividi. Inoltre, sempre dal lato software, si può decidere di andare a nascondere o a rimuovere, appunto, si può decidere se andare a impostare o rimuovere la tacca, che è quella che appunto sta facendo tanto discutere sugli smartphone Android. È un display che veramente sa il fatto suo. Se dovete andare a vedere dei video su YouTube vi accorgerete subito di come la qualità sia assolutamente di altissimo livello. E lo stesso vale anche per Netflix, dove potrete visualizzare i contenuti in maniera molto molto comoda. Come potete vedere, in alcuni casi però, complice un po' la tacca e anche lo strano ratio che trovate appunto sui video di YouTube, si possono creare delle bande nere che diventano comunque molto importanti e ci tenevo appunto a farvele vedere. Dal punto di vista software troviamo qui Android Oreo in versione 8.1 ed è molto interessante vedere che siamo appunto aggiornati alla MIUI 8.1.
Questo che cosa sta a significare? Che effettivamente siamo di fronte alla migliore rappresentazione dello smartphone da parte di Huawei e grazie appunto a questo tipo di interfaccia possiamo accedere a moltissime impostazioni e personalizzazioni. Quello che ho maggiormente apprezzato sono sicuramente lo sblocco con il sorriso, che permette appunto di andare a riconoscere il proprio volto con una semplicità e velocità incredibili. Ho deciso di attivarla insieme al lettore di impronte digitali per abituarmi anche al tipo di utilizzo. Adesso vi faccio vedere un attimo qualche piccolo esempio, vediamo un po' se riesco a farmi vedere nonostante la presenza della fotocamera vicino. Ok, tengo spento, accendo, in questo caso mi sta riconoscendo troppo facilmente, vediamo un attimo un'altra prova, riconoscimento viso, qui non mi vedrà perché sono appunto uscito dal suo raggio di azione. Riproviamo. Come potete vedere è stra rapido e soprattutto mi riconosce sia con gli occhiali, di notte, senza, e non mi posso davvero lamentare. Anche lo sblocco tramite impronte è davvero fulmineo. Infatti, come potete vedere, vi basterà appoggiare e subito si va a sbloccare, anche con una pressione estremamente leggera. In questo Huawei secondo me ha fatto davvero bene negli anni. Una volta che vi sarete abituati allo sblocco con il riconoscimento facciale, questo sarà eccezionale, soprattutto se lo smartphone sarà posato su un piano e lo porterete su. Un'altra impostazione che mi è piaciuta moltissimo è la possibilità di nascondere i tasti a schermo. Per abilitare i tasti o disabilitare i tasti a schermo vi basterà andare su impostazioni, navigazione sistema, e qui vi proporrà appunto la scelta di utilizzare il tasto di navigazione esterno, quindi il lettore di impronte digitali, il tasto di navigazione su schermo che secondo me va a togliere dello spazio, così come anche la barra di navigazione virtuale. Una volta che vi sarete abituati a questa soluzione, vi assicuro che sarà molto comoda. Un tap per tornare indietro, la pressione prolungata per tornare alla home, uno swipe verso destra o verso sinistra appunto per accedere al multitasking e a tutte le applicazioni aperte. Come potete vedere io qui sto occupando circa 2 giga 40,15 di spazio rispetto appunto a 4 giga liberi, e questi sono assolutamente più che sufficienti. Sempre tramite le impostazioni potete andare a vedere quant'è la memoria che in generale occupate all'interno del dispositivo. Ad esempio nell'ultima giornata, adesso sta effettuando il calcolo, io occupo circa 2 giga e mezzo, come vi ho appunto detto in precedenza parlando delle prestazioni. Datemi un attimo che ecco, ho appunto utilizzato la memoria mediamente con 2,28 giga, quindi non sono mai arrivato a saturare il dispositivo. L'interfaccia MIUI forse non è delle più belle, ma è estremamente personalizzabile. Come potete vedere io ho scelto ad esempio di abilitare il drawer delle applicazioni, altrimenti navigando tra le schermate avrei potuto appunto accedere a tutto l'elenco di applicazioni, ma mi piace un po' di più questa soluzione. Se poi non vi dovesse piacere questa interfaccia Huawei, vi basterà installare un launcher alternativo e Huawei P20 sarà uno smartphone nuovo. Passando rapidamente alla fotocamera, devo dire che non siamo all'altezza del P20 Pro con la sua tripla fotocamera, ma non è detto che questa sia assolutamente fondamentale. Abbiamo due sensori, di cui uno monocromatico da 20 megapixel e uno a colori da 12 megapixel, che permettono degli ottimi scatti, soprattutto coadiuvati dall'intelligenza artificiale, che in generale tende ad aumentare sia la nitidezza che la saturazione. L'applicazione è forse quella che mi è piaciuta di più tra gli smartphone ultimamente, perché abbiamo la possibilità di settare tantissime modalità, come ad esempio il rallentatore, light painting, che è stato uno dei marchi di fabbrica appunto di Huawei. L'HDR purtroppo è attivabile soltanto andando sulla schermata e sull'impostazione, avrei preferito più che altro un HDR automatico. In generale poi abbiamo il timelapse, la filigrana, che sarebbe appunto un piccolo watermark a disposizione, e abbiamo poi la modalità pro, che invece ci permette di andare a bilanciare tutte le varie impostazioni come se fosse una reflex, quindi andare a regolare gli ISO, il tempo di scatto, il bilanciamento del bianco e molto altro ancora. Effettivamente ci si può sbizzarrire, ma forse l'utilizzo più semplice che ne potete fare è utilizzare questa modalità automatica, che appunto utilizza la modalità di intelligenza artificiale e che va a saturare un po' i colori, come vedremo poi. La modalità ritratto invece è molto interessante, perché riesce comunque a scontornare bene tutti i vari bordi del nostro soggetto, anche se a volte tende a sfocare in maniera un po' troppo artefatta. La modalità notte poi è quella più interessante per avere degli scatti notturni e illuminare moltissimo i nostri scatti. Gli scatti sono molto interessanti, sono puliti, devo dire che sono piuttosto soddisfacenti e si comporta bene lo smartphone anche in situazioni di punta e scatta. Come potete vedere riesce a mettere a fuoco anche in condizioni abbastanza difficili,
in cui abbiamo la fonte di luce posteriore e abbiamo appunto un'immagine un po' più scura. Tutto sommato non mi posso affatto lamentare. In questo caso possiamo vedere come effettivamente la modalità di intelligenza artificiale agisce sulla nitidezza, ma soprattutto sulla precisione dei dettagli. Guardate come sono belli i baffi del gatto, ma anche diciamo la saturazione dei colori risulta tutto sommato piacevole. In generale sono stati selfie che non mi hanno completamente soddisfatto. Come potete vedere, sì, sono abbastanza nitido, sono tutto sommato illuminato, ma secondo me si perde un po' appunto di precisione dei dettagli e interviene un po' troppo il filtro bellezza anche quando è posto al minimo, e c'è una leggera distorsione agli angoli che non mi ha fatto impazzire. Però per un utilizzo social sicuramente va più che bene, ma anche per divertirsi in strada con un po' di punta e scatta. La batteria che monta questo Huawei P20 è più piccola di quella del fratello maggiore, ovviamente, infatti ha una capacità da 3400 mAh, ma mi ha sempre targhettato fino a sera. Poi intervengono anche le modalità di risparmio energetico, che si comportano bene senza far perdere troppo. Per controllare ovviamente come sta andando il consumo della batteria potete accedere a questo menu, in cui appunto vi dirà che lo schermo ovviamente sarà quello che sta consumando di più, in questo caso 1 ora e 7 minuti, e in generale quali sono le applicazioni che vanno a incidere di più sulla batteria, in modo tale che potete utilizzarle o interromperle a seconda delle necessità. Per farvi vedere qualche piccolo esempio vi mostro alcune schermate che ho raccolto durante il mio utilizzo. In questo caso sono arrivata a sera alle 23:49, accendendola appunto verso le 7 di mattina. L'utilizzo è stato di 37 minuti se non sbaglio di chiamate vocali e 4 ore e 38 di schermo attivo. In generale sono sempre rimasto in un intervallo compreso tra le 4 ore e 40 e le 5 ore e 30 minuti. Vediamo qui se riesco a trovarvi un altro esempio. Qui 4 ore e mezza di schermo attivo, 44 minuti di chiamate vocali, ovviamente tantissimi social, ma soprattutto Clash Royale, Instagram e WhatsApp sono state quelle che hanno consumato di più. È stato un utilizzo che mi ha permesso di arrivare sempre a fine giornata, pur non eccellendo e quindi portandomi con un po' più di batteria residua. Come sempre il prezzo è la vera discriminante di questi smartphone Android, che vengono svalutati molto velocemente rispetto alla data di uscita. In generale questo era uno smartphone che veniva prezzato a più di 600 euro, mentre ora si riesce a trovare anche intorno ai 450-500 euro, che è un prezzo sicuramente più accessibile e che lo pone in competizione con ad esempio il Galaxy S9, soprattutto diciamo se lo riuscite a trovare in siti diversi da Amazon, oppure anche a OnePlus 6, che è uno dei killer smartphone di questa fascia. Huawei P20 è uno smartphone interessante, divertente, moderno, soprattutto ha una dimensione che lo rende sicuramente appetibile a chi cerca degli smartphone un po' più compatti, nonostante appunto il ratio che lo fa un po' a forma di telecomando. Io l'ho utilizzato per parecchio tempo, ormai siamo intorno alle 2-3 settimane tutti i giorni, e come daily driver si comporta davvero bene, non mi posso lamentare. Anche i momenti in cui mi ha lasciato un po' più perplesso poi si è subito ripreso, offrendomi delle ottime prestazioni e non facendomi sentire affatto la differenza rispetto a un Huawei P20 Pro o un Mate 10 Pro che ho avuto modo di provare in passato. Questo è quello che penso io su Huawei P20. Mi piacerebbe sentire la vostra opinione. Se avete qualche dubbio, anche se acquistarlo o meno, se paragonarlo ad altri smartphone, fatemi sapere. Potete scrivermi anche in privato su Instagram, dove mi trovate con il profilo SimplyZod, e dove posto anche delle foto delle mie prove e di tutti i vari oggettini tech che vado a utilizzare. Con questo è tutto, vi aspetto alla prossima recensione sempre su Team Tech. A presto, ciao da Stefano!